Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono una restauratrice in realtà di beni librari. Soltanto da una decina d'anni più o meno mi occupo di restauro fotografico. Lavoro alla Biblioteca Nazionale di Firenze, per cui in realtà ha a che fare con collezioni storiche. Ma uno dei miei interessi maggiori si sta sviluppando sempre di più nei confronti di quello che accade alla fotografia contemporanea. Mi piace moltissimo, tra l'altro, proprio la modalità di relazione che esiste tra i fotografi. Sono molto attiva su Facebook, cerco di partecipare il più possibile a iniziative anche come Phototrace, perché credo che soprattutto la qualità umana, poi appunto dei rapporti, sia molto, molto interessante e molto valida. Quindi in realtà passo da contenitori album, che vi ha presentato Tania, a contenitori di altro genere, scatole, cornici, così come vengono utilizzati dai fotografi contemporanei, in particolare dai fotografi che utilizzano la tecnica del colloidio umido, che è quella che in questo momento mi affascina di più, per una serie di ragioni. Forse perché, come si sente dal mio accento, io non sono fiorentina, però vivo a Firenze da tanto, si vede che oramai il Rinascimento in qualche modo mi ha contaminata. E con questo Rinascimento in testa, pensando alle tecniche antiche, di cui mi occupo comunque da abbastanza tempo, a livello di riconoscimento delle tecniche di identificazione e appunto interventi di restauro, soprattutto su materiale antico, secondo me il colloidio è quello che presenta proprio come tecnica rinascimentale. In un periodo invece in cui si sta vivendo una sorta invece di neo-medioevo, grazie al web, perché in realtà il web sembra una piattaforma enorme, grandissima, vastissima, in realtà ha dei limiti molto forti e soprattutto tende tantissimo comunque a costringere quello che sono gli stili e a costringere quello che sono i linguaggi. Quindi appunto io, per esempio, parto da una lastra nuda come questa, quindi una lastra senza cornice, per parlarvi appunto di un'indagine che ho svolto fra i fotografi contemporanei che utilizzano la tecnica al colloidio, e cercherò di suggerirvi, di proporvi una serie di considerazioni proprio sulle questioni di montaggio e poi anche di archiviazione. Quando si parla di montaggi, pensiamo appunto soprattutto a cornici o comunque confezioni. Partiamo da lontano, dal concetto proprio di cornice. Nicolas Poussin diceva che lo scopo dell'arte è il diletto, il godimento estetico. Nicolas Poussin, nelle sue grosse tele comunque arcadiche, proponeva, così come di fatto si faceva anche nel Rinascimento, come si è continuato a fare in realtà fino all'Ottocento, proponeva delle enormi cornici dorate, ornamentate, molto pesanti. Però che tipo di funzione avevano veramente queste cornici? In che modo erano legate all'opera che c'era all'interno? Allora, Edwin Panofsky viene in aiuto da questo punto di vista, in particolare io mi riferisco ad un suo saggio, appunto, che è la storia dell'arte come disciplina umanistica, che lo pubblica nel 1955, in cui cerca di spiegare quali sono i significati e le funzioni dell'arte, quindi estetica, funzionalità. Allora, posto che tutti gli oggetti che ci capitano anche fra le mani ogni giorno, quindi non si parla soltanto di opere d'arte, però hanno un significato di tipo estetico, cioè ci portano comunque ad una sensazione, ad un godimento di tipo estetico, le opere d'arte dovrebbero invece avere proprio un valore di tipo estetico, quindi portare un valore di arte, un messaggio di tipo di bellezza, passata in termini, ormai siamo anche oltre la fine della storia dell'arte, anche di bruttezza con un valore però estetico. Da questo punto di vista interviene anche la differenza che esiste tra l'estetica fine a se stessa e la funzionalità dell'opera, la funzionalità dell'oggetto. All'interno della funzione che possono avere degli oggetti abbiamo le funzioni di comunicazione e le funzioni invece di strumento d'apparato. Le cornici per lungo tempo, sono state proprio, in qualche modo relegate alla funzione di strumento d'apparato.
Da questo punto di vista, riferendomi a questo punto a fotografi che usano comunque un tipo di tecnica che ha moltissimo, come tutte le altre tecniche fotografiche, per l'amor del cielo, però ha tantissimo di creativo, ha tantissimo di apporto manuale e più gode in questo momento, secondo me, di un'aura rinascimentale anche legata a questa funzione di godimento collettivo, di uso collettivo e di pratica collettiva, che è data proprio dal fatto che grazie alla presenza di letteratura digitalizzata, alla presenza di gruppi, alla presenza delle liste su Facebook, eccetera, permette effettivamente di portare tutte queste componenti che sono magari più rituali, gestuali, all'interno invece di un godimento collettivo, di un uso collettivo. Scusate, utilizzo sempre questa forma godimento, ma in realtà è una cosa che per te nell'estetica non dovrei utilizzare qua. Quindi appunto in realtà ho cercato di coinvolgere i collodionisti proprio per cercare, diciamo, di spiegarvi quelle che sono qual è, diciamo, la funzione delle cornici, dei contenitori che loro utilizzano. Questo appunto perché? Perché secondo me era necessario, non ho ancora trovato comunque fino adesso uno studio che desse delle risposte dal punto di vista di uso estetico funzionale delle cornici, dei montaggi a livello in fotografia, e partire dal collodio, che conosco un po' meglio, mi affascino un po' di più, mi sembrava la cosa più semplice, e più perché da restauratrice in qualche modo capire, impossessarmi dei gesti, degli usi dei fotografi mi permette poi di elaborare delle strategie di conservazione e di restauro. Quindi per realizzare questo sondaggio che ora vi presento, che ho realizzato in forma di Google Forms, Google Forms è un modello che si trova tramite Google, basta essere utenti di Google ed è estremamente semplice da realizzare. L'ho diffuso tramite le liste di Facebook, in particolare quello in Italia, perché la lista italiana è quello di Mistico e quello di Bastards, invece non è una lista internazionale. L'ho inviato poi per posta elettronica ai fotografi che conoscevo meglio, ho utilizzato Messenger, ho mandato SMS, insomma ho tampinato un po' i fotografi più veloci, e ho fatto in modo in realtà di avere una raccolta di informazioni a campo libero e a risposta multipla, con in realtà pochissimi campi obbligati, quindi a risposta obbligatoria, in modo tale da dare la possibilità a tutti di rispondere in 4 minuti, era il tempo minimo per rispondere alle domande obbligatorie, è stato, fino al massimo che avevano voglia di concedermi invece elaborando le risposte invece a campo libero. Passiamo al form. Eccoci. Allora, e questo in pratica è il form che io ho inviato, in cui appunto dichiaro chi sono, dichiaro che in realtà appunto mi sto occupando, sto provando a ricercare, a fare ricerca sullo stato dell'arte della fotografia analogica, però in era digitale. Non ho messo troppi dati, diciamo, di curriculum vitae solo perché non mi sembrava il caso, ecco, preferivo comunque che il contatto diretto e la conoscenza diretta con le persone potesse essere più interessante, che magari qualcuno nel caso inizia a scoprire il mio lavoro. E la prima cosa che ho pensato di proporre per avviare questa indagine era un confronto in realtà con la realtà del 1870, cioè il momento più o meno di massima diffusione del collodio. Questa è una lumina che in realtà è stata postata da Mark Osterman, che è uno storico dei procedimenti fotografici su Facebook, e in realtà tutte queste tendine nere che voi vedete, e sono diverse, sono tutte tende di collodionisti che sono in spiaggia. Quindi diciamo dà un'idea molto forte della diffusione che comunque già ci poteva essere nel 1870. Mi piacerebbe un giorno, forse sarà nemmeno troppo lontano, ritornare comunque in una spiaggia e vedere se no ci sarà modo di vedere tanta gente con le proprie scatole di cartone, tende e quant'altro, e tende da ghiaccio, le whipfish rosse sulla spiaggia per fare quello di lui.
E poi ho cominciato a chiedere qualcosa sulla pratica del colloquio dei fotografi, quindi da quanto tempo loro fotografano, più di 10 anni, 5 anni, 2 anni, il nome e il cognome, e una piccola presentazione se qualcuno aveva voglia di inserirla. Poi sono passata a chiedere informazioni generiche su le lastre in vetro, quindi che tipo di cornici oppure contenitori vengono utilizzati dai colloquialisti, con, come vedete, risposte sulle cornici autocostruite, cornici invece commerciali. Naturalmente io il forum l'ho fatto in inglese per cercare di raggiungere il pubblico più ampio possibile, perché per forza di cose. Le stesse domande di fatto io le ho proposte anche per le lastre metalliche, che hanno chiaramente un altro peso, un altro spessore, quindi probabilmente hanno anche un tipo di atteggiamento mentale, no? Rispetto al momento della scelta della cornice. E poi nel caso ho anche dato la libertà di inserire altri supporti, questo perché ci sono tanti collegionisti che in realtà utilizzano anche policarbonato oppure plexiglass, non so, speravo mi sorprendessero con materiali stranissimi, invece per ora non è ancora stato così. E poi sono passata appunto a chiedere a tutti una descrizione del proprio montaggio preferito, quindi cercavo, diciamo, di entrare un pochino più sul campo dell'affettività e della preferenza di tipo estetico-funzionale, sempre supporti di metallo e poi altri supporti. Poi ho chiesto anche alcune specifiche sui materiali preferiti, quindi legno oppure metallo, non so, cartone, suggerendo anche un tipo di montaggio che poi mostrerò a seguito nelle slide. E ho chiesto anche se qualcuno avesse voglia di fornire dei nomi di fornitori, montatori. Questa mi è valsa un'accusa di voler fare ricerca di mercato e di voler provare a proporre dei nuovi prodotti per il montaggio delle fotografie. Quindi ho dovuto spiegare che invece non era così, sono semplicemente una restauratrice e avevo voglia appunto di creare un'occasione di condivisione o capire meglio, poter indagare meglio poi i materiali in realtà utilizzati da un punto di vista conservativo. Dopodiché diciamo mi sono addentrata ancora di più, scusate, prima di rilassarci, ho cercato di entrare ancora di più sulle fasi proprio decisionali del fotografo, e quindi ho chiesto di dare un voto da 1 a 5. Si legge un pochino, riuscite a leggere un pochino quello che c'è scritto? In pratica ho chiesto di valutare l'estetica, il peso, l'economicità, il prezzo basso, la qualità dei materiali, la stabilità strutturale, un certificato di qualità archivio, quanto può essere facile posizionare la lastra all'interno del suo contenitore cornice, quanto può essere facile invece rimuovere la lastra dal contenitore cornice, la sicurezza della lastra all'interno, il prezzo ragionevole, la disponibilità in un grande numero, quindi diciamo la serialità, la disponibilità a livello di produzione quasi industriale delle cornici, e la disponibilità in un futuro, quindi la possibilità comunque di riproporre sempre la stessa cornice. Il prezzo basso e il prezzo ragionevole sembrano una ripetizione, in realtà non lo sono, sono uno di quei piccoli trucchi che di regola si usano a livello statistico per cercare comunque di mirare veramente una domanda, cioè capire il prezzo è effettivamente una cosa fondamentale oppure no, quindi l'ho inserito, diciamo, sembra inserito 2 volte. E poi ho chiesto appunto a campo libero se qualcuno avesse qualcos'altro da dire. Un'altra cosa, che in realtà per me è una cosa fondamentale, è stato quando voi montate le lastre, voi pensate, pianificate che un giorno potreste dover rimuovere le lastre dalla cornice? Con la risposta dal sì, è importante per me poterle smontare in condizioni di sicurezza, oppure sì, però sarà problema di qualcun altro,
oppure no, non penso che debbano essere smontate, non le concepisco come qualcosa che effettivamente debbano essere smontate, quindi il mio oggetto comprende la cornice, la mia fotografia è anche la mia cornice. Poi sono passata a, invece all'archiviazione. Quindi archiviazione, ho chiesto se le lastre vengono conservate in verticale oppure in orizzontale, perché questa è una questione annosa fra i conservatori e i restauratori, perché chiaramente la posizione verticale ha una serie di vantaggi da un punto di vista di spazio, quindi per economizzare lo spazio sicuramente serve, in realtà se le lastre sono, hanno un minimo di deterioramento, poche lastre all'interno dei contenitori imboscatoli in orizzontale all'interno di buste quattro falde sarebbe la posizione migliore. E poi ho chiesto anche che tipo di disposizioni, di dispositivi vengono utilizzati dai fotografi per gli archivi personali. Quindi buste, poi buste, questi sono campi che possono essere votati, scelti più volte, quindi buste, poi buste in carta oppure in glassine, poi in polipropilene oppure polietilene intercalato oppure polietilene, una plastica generica nel caso che qualcuno non sapesse effettivamente l'origine del, cioè il polimero che ci hanno utilizzato, pluriball, il Tyvek, il tessuto non tessuto, e wooden box se è un errore doveva essere il campo altro, ho fatto un errore in questo salvataggio qua, è corretto nella versione finale. E poi, di nuovo, come le conservate in scatole metalliche, in scatole di legno, in scatole di cartone, in cassetti, su scaffali oppure altro. E poi ho chiesto anche, nel caso in cui qualcuno avesse voglia di ricevere una cartolina analogica, siccome noi abbiamo da un po' di anni questo progetto condiviso sempre attraverso una lista di Facebook di cartoline fotografiche, che secondo me è un'esperienza bellissima, e quindi ho chiesto se qualcuno volesse ricevere una cartolina fotografica analogica dalla mia città e ho ricevuto diversi indirizzi, quindi ora mi toccherà anche di cartoline da spedire. E poi naturalmente ho ringraziato tutti, ho chiesto se volessero essere o meno citati nel caso durante le presentazioni e ho inserito la fotografia dell'ultimo European Collegiate Weekend, che è un'altra delle esperienze che mi arricchiscono di anno in anno e che mi ha dato anche un po' l'idea, diciamo, di partenza di questa survey. Ora vi invito a guardare insieme le risposte. Ok, allora, innanzitutto, io avevo ricevuto solo 19 risposte. Il sondaggio è partito più o meno a metà settembre, quindi anche io sono stata un po' lenta, un po' pigra, diciamo, nell'elaborare, non ero molto poi sicura, insomma, ho dovuto pensare e ripensare proprio a come formulare questo mio sondaggio. E quello che ho visto è il fatto che ci sono più fotografi che in qualche modo hanno voglia di condividere, quindi sono stati disposti anche a rispondere, volendo, che hanno un'esperienza che va dai 2 anni ai 5 anni. E quindi diciamo gente che oramai una certa pratica ce l'ha, però non è, diciamo, un colpo di vista da lungo tempo. Qua sotto ci sono anche i nomi delle persone che poi tanto ringrazierò alla fine, le loro presentazioni, insomma c'è dentro di tutto, c'è dal professore americano che insegna proprio tecniche fotografiche all'università, al fotografo commerciale, al fotografo di moda, all'appassionato, quindi insomma alla fine è anche abbastanza vario come tipo di, per ora diciamo come tipo di campione di risposta è abbastanza vario. La cosa appunto che si può vedere in più è che diciamo tanti comunque utilizzano dei contenitori che sono autocostruiti, al pari poi appunto di quelli in realtà commerciali, quindi in realtà da quello che ho visto dalle risposte individuali è che tutti più o meno tendono sia a costruire da sé delle cornici sia a comprarle, quindi probabilmente utilizzano comunque due cornici diverse in base poi all'uso che devono fare, quindi riconoscono una funzionalità della cornice. Stessa cosa più o meno, diciamo, si viene sempre rispecchiato più o meno, insomma, la media, a parte appunto questi altri supporti in cui vincono le cornici commerciali. Ma anche qua in realtà c'è stato probabilmente un po' di fraintendimento, perché qualcuno come altro supporto in realtà ha inteso proprio altre fotografie, per cui mi hanno risposto stampa all'albumina,
quindi vuol dire che incorniciano con cornici commerciali di stampa e alluminio, no? E diciamo, non era questo il caso, si parlava proprio solo di colori. E, dopodiché, un'altra cosa riguardo appunto ai montaggi preferiti, ho trovato delle cose carine all'interno. In particolare l'uso degli chassis, quindi qualcuno mi ha detto mi piace presentare le immagini all'interno degli chassis originali, che in effetti ho visto fare ed è una cosa molto carina. E un'altra risposta che io ho trovato assolutamente geniale, naturalmente di un fotografo americano, che ha detto: io cerco i granai abbandonati e poi prendo le assi del tetto e ci faccio i miei cornici. Giustamente, perché sono comunque legni stagionati, sono state esposte alle intemperie e quindi diciamo sono testati e sicuramente non avranno più deformazioni o comunque non avranno più comportamenti strani, una volta comunque lavorati come forma di contenitore. E la stessa cosa appunto più o meno per le lastre di grande formato, poi in realtà appunto le mie lastre, diciamo, ho considerato lastre di grande formato quelle sopra il 13-18, che sono in realtà piccole, però era più per un'idea di uso privato personale per le immagini piccole, pensando più alla ritrattistica, invece magari le immagini più grandi pensando all'esposizione. E poi in realtà ho chiesto anche chi faceva lastre mammut, e qualcuno c'è, e appunto diciamo quelle più mirate mi dicevano comunque i cornici di legno che li faccio fare oppure che li faccio io direttamente. E dopodiché stessa cosa appunto su porti mentali, mi salto la parte che per me era in realtà fondamentale dal punto di vista di conservazione e restauro, cioè l'orientamento del processo mentale della scelta comunque operata dai fotografi. Quindi l'estetica è quella che comunque vince quasi per tutti. Dopodiché il peso dell'opera invece non è una cosa così importante, addirittura per diverse anche non è importante per nulla. Il prezzo basso è di interesse medio, e in effetti poi anche con l'altra domanda effettivamente così, nel senso non è la cosa più importante. Scusatemi. La qualità dei materiali invece è abbastanza importante, quite important, però evidentemente non è quella che vince, neanche la qualità, cioè ci si può comunque adeguare anche utilizzare materiali meno interessanti. La stabilità strutturale invece, tra essere la cosa più importante e la cosa abbastanza importante, direi che comunque vince. Il certificato di qualità archivio, che a volte si trova su cornici che sono commerciali, materiali che divide un po' tutti, perché vedete c'è chi comunque dice assolutamente non interessa, perché invece è la cosa più interessante. Quanto è semplice montare l'opera non è così importante, quindi non so se si diventa forzare magari all'interno della cornice l'opera, o invece no, insomma abbastanza importante comunque diciamo nell'insieme. E quanto è facile rimuoverlo, anche qui ci sono un po' insomma risposte per tutti i gusti. La sicurezza invece diventa una cosa molto importante. Il prezzo ragionevole è sempre meglio, per cui funziona, nel senso prezzo basso, prezzo ragionevole, diciamo che per tutti comunque non è la cosa più importante pagare poco una cornice, ci si fa attenzione, ci si fa caso. La disponibilità in grande numero non granché, quindi vuol dire che comunque, anzi non lo so perché conosco poi in realtà i fotografi che ho contattato, e che in realtà non ha una produzione di tipo seriale, quindi non sono per esempio fotografi ritrattisti, quindi hanno bisogno di avere uno standard di presentazione. E la disponibilità nel futuro è uguale, insomma non è una cosa tanto importante. Dopodiché, per quanto riguarda il posizionamento delle opere, la maggior parte posizionano in verticale, però c'è anche qualcuno che invece posiziona in orizzontale. E tra tutti quelli che posizionano in orizzontale ho intenzione di ricontattarli e di chiedere in che modo appunto veramente le immagini. I materiali preferiti sono la carta all'interno di scatole di legno,
idem sotto per le lastre metalliche, comunque più o meno insomma, diciamo, rispecchiato sia per le lenti, sia per il supporto vetro, sia per il supporto metallico. E poi infatti c'erano un po' di indirizzi che naturalmente tolgo, tanto di cartoline che devo scrivere io, non ve l'ho messo. Allora, ritorno brevemente alla presentazione. Ecco, con una citazione da Charles Bukowski, in cui si parla di stile. Quello che mi piace di tutta questa citazione è il fatto che a un certo punto dice che fare una cosa pericolosa fatta con stile, però, è quello che io chiamo arte, dice Charles Bukowski. Cosa che io condivido. E in realtà l'idea di fare questa indagine a livello conservativo, diciamo, ponderando diciamo, i fattori di prevenzione e conservazione a lungo termine delle opere, mi metto un po' in difficoltà perché riconosco come forte, come fondamentale l'azione artistica, l'azione volontaria del fotografo, specialmente fotografi che comunque utilizzano le tecniche storiche o alternative come per prendere in prestito un americanismo. In realtà sono persone appunto che hanno una, secondo me un forte coraggio da un punto di vista espressivo. Allora, qualche immagine giusto per finire sulle presentazioni. Questo è il salotto di Luther Guerra. Le immagini sono presenti online, io le ho prese dal web, in fondo c'è tutta la lista dei links, se le volete poi ve le passo. Qua si vedono delle cose interessanti perché si vedono delle cornici proprio di tipo molto molto classico, cornici classiche, scusate, quindi con passepartout, cornici un pochino più elaborate, quindi diciamo con un aspetto un pochino più barocco, magari ritornano un po' l'idea di cornice dorata, no? che comunque era la cornice di Poussin, oppure addirittura queste lastre nude appoggiate però su queste mensole, capitelli, non so come chiamarli, però molto decorate, quindi a dare comunque un valore un po' particolare. Mi piaceva questa parete, mi sembrava molto curiosa. Qua c'è uno dei montaggi che probabilmente è il favorito e sfruttato dai fotografi che fanno con l'olio, che è un fotografo che è stato proposto, credo, in primis da Lou Jacobson, un fotografo americano, e questa fotografia l'ho presa però dal sito di Indra Monet, che è una fotografa belga bravissima. Si tratta in realtà di un montaggio tradizionale con i passepartout, con un fondo di legno, con un tessuto sul fondo, la lastra viene mantenuta in posizione attraverso del filo d'argento, che è in pratica passante attraverso il supporto legno dietro e quindi diciamo legato. Quindi ci sono questi angolini che trattengono la lastra. Perché secondo me è importante? Ora vi mostro questa, poi quest'altra invece, un altro tipo in realtà di presentazione che prevede invece passepartout tradizionale, la lastra e dietro ci sono del biadesivo, in realtà questo è un ferrotipo, insomma alluminio di ferrotipo che non faccio nessuno. E qua si può vedere una cosa molto simile, quindi lastra flottante, però si vede di là. Secondo me questi montaggi, sono interessanti perché per quanto riguarda questo tipo di fotografie, cioè in questo caso per il collodio, quello che è importante è proprio la periferia dell'immagine, che è una cosa su cui in realtà diciamo chi si occupa di fotografia storica, chi fa un montaggio per mostre è di fatto obbligato ad adottare. Cioè, ogni livello dell'immagine ha la sua importanza. In questo caso dichiarando e mostrando anche margini delle immagini, si dichiara la materialità delle immagini e quindi è un montaggio che a me piace moltissimo. Stessa cosa anche questo, perché addirittura dà un senso comunque di spessore, qui ancora di più. Queste invece sono delle piccole custodie che sono disponibili, quindi diciamo sono prodotti commerciali e di fatto tradiscono un po' l'idea di voler mantenere una continuità stilistica con gli Union Case precedenti.
Addirittura sempre online, quindi disponibili commercialmente, si trovano delle cornicine invece in carta, che erano tra l'altro le cornicine in cartoncino e in carta stampigliate, erano quelle utilizzate per i prototipi proprio a cavallo tra 800 e 900. Queste sono degli altri contenitori, quindi sempre degli union case rifatti al giorno d'oggi. Qui c'è montaggio invece proposto da Gabriele Chiesa, che utilizza per il salvo oppure per montaggio, che replica di fatto la French frame, montaggio alla francese per daguerreotipi e antrotipi. E parte finale, i consigli della restauratrice Rottermeier. Allora, i consigli per il montaggio. In realtà non ne devo dare molti, perché dopo di la verità, secondo me, oramai abbiamo acquisito una consapevolezza a livello di montaggio e di uso dei materiali molto molto forte. E comunque appunto utilizzare materiali inerti, valutare la sicurezza della lastra, valutare la facilità di rimozione in realtà della lastra, delle cornici, e il peso totale dell'opera, che in realtà è molto, molto importante, sia a livello di stoccaggio, che sia verticale che sia orizzontale, non importa, sia nel momento in cui invece viene comunque appeso, quindi viene mostrato esibito. Per quanto riguarda l'archiviazione a lungo termine, invece utilizzare carta neutra oppure cartone neutro, non utilizzare cartone a riserva alcalina. Quindi in realtà il certificato, diciamo, di qualità archivistica, spesso e volentieri, implica anche una riserva alcalina all'interno dei materiali, però non è compatibile con i materiali fotografici, né con l'argento, né in realtà con il vetro, né con l'alluminio, né con le vernici comunque che vengono utilizzate. Cioè ci può essere, in caso di variazioni comunque igrometriche, uno shock da pH. Poi, per quanto riguarda l'utilizzo di contenitori, legno di cipresso oppure altre essenze, purché rivestite in carta, in realtà, oppure verniciati, legno di cipresso perché comunque tiene lontani gli insetti, che non sono semplicemente, non attaccano soltanto le gelatine, comunque materiali, diciamo, i liquidi organici per loro, ma in realtà portano comunque sporcizia, quindi nel momento in cui si avvicinano comunque le condizioni che vengono lasciate, quindi creano bolle. Poi contenitori metallici soltanto se si vengono conservati in luoghi freschi, asciutti, purché appunto all'interno ci siano sempre comunque carta e buste che possano fare questo effetto buffering, l'effetto buffering. E quindi diciamo in qualche modo fare da regolatore naturale dell'umidità relativa all'interno e poi naturalmente monitorare la temperatura dell'umidità relativa sempre comunque. Quindi io ringrazio i fotografi che hanno partecipato fino ad ora a questo sondaggio, spero che anche altri insomma rispondano poi col tempo, perché ho intenzione comunque di continuare su questo percorso, e ringrazio anche voi per la pazienza.